Benvenuti alla presentazione del corso di laurea in medicina e chirurgia della Università di Verona. Medicina a Verona ha 50 anni. Recentemente abbiamo festeggiato, celebrato i primi 50 anni della facoltà di medicina dell'Università di Verona. Questo lo dico per indicarvi come in questi 50 anni sono stati fatti dei passi in avanti. La facoltà di medicina è cresciuta in modo importante, tanto è vero che oggi, come vedete in questa diapositiva, in questa notizia che è stata pubblicata lo scorso anno, ci sono un numero importante di docenti del nostro corso di laurea che appartengono ai migliori scienziati presenti a livello mondiale. Questo è un punto di partenza importante per dire che cos'è medicina a Verona. Medicina a Verona è sicuramente un'eccellenza. Questo non è perché lo diciamo noi, ma è perché è documentato da una serie di indicatori che riguardano tutti i docenti che la compongono. Quindi stiamo parlando di un corso di laurea top a livello nazionale e anche internazionale. Una riflessione che dovete fare è perché volete fare il medico? Questa è una cosa da chiedersi subito, il più presto possibile. Questo è legato al fatto che il medico è un mestiere particolare, è un lavoro particolare perché ha a che fare con lo stare insieme agli altri. Ha a che fare con occuparsi dei problemi di salute degli altri, occuparsi di malattie. Quindi significa occuparsi di cose piuttosto serie, piuttosto importanti che riguardano la vita delle persone. Riguardano la vita delle persone e quindi chiedetevi subito se voi vi sentite di immettervi in un percorso e come vedete scritto qui è un po' una vocazione perché vi richiede un atteggiamento e dei comportamenti che sono di un certo tipo nei confronti degli altri. Quando abbiamo a che fare con la sofferenza degli altri, non possiamo scherzare. Non possiamo scherzare. Essere medico significa essere medici sempre, non solo quando si è in servizio, si è sempre medici, si deve sempre essere pronti a questo atteggiamento. Naturalmente, al di là di questi aspetti un po' più ideali, tenete presente che è un corso di studi lungo, difficile, che richiede molto impegno. Richiede impegno da un punto di vista del vostro tempo, della vostra dedizione, richiede un impegno economico delle vostre famiglie e pensate anche dopo la laurea che tipo di medico pensate di voler essere. Anche questa è una riflessione molto importante. Lo vedremo nel corso di questa presentazione, ma ci sono molti tipi di medici. Non c'è un solo tipo di medico. Ci sono molti tipi di medici e quindi essere un medico significa di occuparsi di aspetti collegati, ma che possono essere presi da diverse prospettive. Quindi questo è molto importante. Certo, quello che rimane centrale è che al medico è chiesto di stare vicino alla sofferenza degli altri. Non è facile fare questo. Non è facile, quindi chiedetevi come vi ponete rispetto agli altri, alla sofferenza degli altri. Alcune malattie sono delle vere tragedie, tragedie personali, tragedie familiari. Siete in grado di stare nella relazione con un paziente ammalato? Siete in grado di relazionarvi con i familiari di un paziente ammalato? Chiedetevi questo. Certo, ci si può allenare a fare questo, si può imparare. Tuttavia, richiede una competenza e delle attitudini verso le quali dovete fin da subito avere un occhio di riguardo. In questa diapositiva vedete il famoso giuramento di Ippocrate. I medici si pongono al servizio degli altri. I medici si pongono avendo come obiettivo quello di promuovere la salute degli altri, il benessere, l'assenza di malattie. Si pongono con un certo atteggiamento, si pongono con un atteggiamento sobrio, con un atteggiamento di chi
si avvicina a questo, cercando di portare il proprio contributo senza andare oltre. Oggigiorno il giuramento di Ippocrate è attualizzato in una serie di elementi, alcuni dei quali vedete in questa diapositiva. Siete pronti a occuparvi della salute di tutte le persone con cui verrete a contatto, a prescindere da chi queste persone sono, a prescindere dal fatto che vi possono essere simpatiche o antipatiche, che possono essere maschi e femmine, che possono essere italiani e stranieri, che possono essere ricchi o poveri? Siete pronti a fare questo? Se non siete pronti a fare questo, non fate i medici. Non fate i medici. Ci sono dei principi di ordine etico e deontologico verso i quali bisogna avere estremo rispetto, estrema attenzione, verso i quali tutti i giorni ci confrontiamo. Quindi, naturalmente, fare il medico significa molte cose, abbiamo detto, rispondere ai bisogni di salute con delle competenze professionali molto elevate. È quello che vi dicevo all'inizio. I docenti dell'Università di Verona di medicina sono top a livello delle gerarchie dei ranking mondiali, perché ci vuole professionalità. Sì, ci vuole professionalità. Bisogna prendersi cura evidentemente delle persone, del contesto di vita delle persone, quindi delle comunità, il famoso territorio. Il medico non è solo il medico che lavora in ospedale, anzi, il medico è anche il medico del territorio, c'è l'ambito della medicina generale, c'è l'ambito della medicina preventiva, c'è l'ambito della promozione della salute delle persone, c'è l'ambito della promozione di comportamenti che fanno stare meglio le persone. Tutto questo è molto faticoso, è molto faticoso. Il medico tipicamente è il professionista che purtroppo, o per fortuna, non può smettere mai di studiare, perché studiare è determinante per fare il medico giorno per giorno in un modo appropriato. Chi è che fa medicina? Beh, normalmente noi agli studenti che entrano in medicina facciamo compilare dei questionari per cercare di descrivere un po' chi sono. Vedete, molto rapidamente, sono un po' più ragazze che ragazzi, circa il 60% infatti sono studentesse. La scelta di fare medicina, perché fate medicina? Vedete, al primo posto c'è essere utili al prossimo. Torna quella idea di missione, torna quella idea di vocazione. I medici servono per essere utili al prossimo. Che cosa c'è di più importante di questo, se ci pensate? Faccio fatica a pensare a qualcosa di più importante che essere utili agli altri. Certo, vedete, al secondo posto, avere un lavoro, guadagnare uno stipendio, i soldi sono una cosa importante per tutti. Ma il top delle scelte è il cercare di dare salute, promuovere la salute degli altri. Solo la metà degli studenti vengono da Verona, l'altra metà viene da fuori città. Questo è un valore, la mobilità degli studenti. Circa i tre quarti vengono da un liceo scientifico, meno frequenti sono le altre scuole. La maggior parte ha partecipato a incontri di orientamento per capire cos'è medicina. Importante, pensateci se siete interessati a fare medicina. Perché? Lo vedete in questa diapositiva, partecipare agli incontri orienta la vostra scelta, vi fa scegliere di fare medicina. Tenete presente anche che di chi entra a medicina, soltanto il 60% entra, come si dice, al primo colpo. Ci sono studenti di medicina che sono entrati alla seconda volta che hanno eseguito l'esame o addirittura alla terza o più di tre volte. Questo perché? Non perché sono meno bravi degli altri, ma perché evidentemente il test ha una sua variabilità, ci vuole molta determinazione, costanza e insistenza, oserei dire, ostinazione. Bisogna volerlo veramente, fino in fondo. In quanto l'accesso, come vedete qui, è a numero programmato. A Verona ci sono circa 200 posti per gli studenti. La richiesta è elevatissima,
Come vedete, una volta entrati, vista la grande selezione, chi entra è bravo, infatti il 90% degli iscritti giunge alla laurea e poco meno del 90% trova occupazione in modo piuttosto spedito. Ci sono delle modalità di prepararsi al test per farlo al meglio. Già durante gli studi superiori, voi sapete, voi imparate a studiare in modalità diverse. Ci sono dei progetti come il progetto Tandem che vi permette di capire che cosa vuol dire fare il medico, cosa vuol dire lavorare in un ospedale, cosa vuol dire lavorare in un laboratorio di ricerca. E poi naturalmente ci sono dei corsi di preparazione a medicina. Questa è la pagina del progetto Tandem dell'Università di Verona che consente di avere un'idea di che cosa significa fare medicina, e poi questa è la locandina di una serie di iniziative di corsi di preparazione al test. Di solito d'estate, giugno, luglio, agosto, tenete d'occhio il sito web dell'Università di Verona, perché qui vedrete informazioni sulla preparazione al test. Giugno di solito. Chi partecipa al test, lo vedete in questa diapositiva, è piuttosto contento. Il 75% lo ritiene un'esperienza utile, l'80% lo consiglierebbe agli altri. Serve. Serve perché vi fa acquistare consapevolezza su che cosa significa studiare. Cosa significa studiare le materie che riguardano il nostro corso. E in più vi aumenta le probabilità di entrare. Circa l'8%, quindi meno del 10% di chi non fa il test di preparazione entra a medicina. Questa percentuale è praticamente raddoppia tra chi fa il test. Quindi vuol dire che il test offre qualche cosa in più, una preparazione migliore, centrata sul superare il test. Una volta entrati, lo sapete cosa vi aspetta. Vi aspettano 6 anni di studio, di lavoro intenso, di dedizione, di fatica, di sofferenze, ma anche di divertimento, di soddisfazione, di gratificazione personale e di felicità. E di felicità, perché avrete un'identità forte. Lo studente di medicina non è uno studente qualsiasi, è uno studente che ha un'identità forte. Ed è così come il medico è medico dentro e fuori il proprio ambulatorio, dentro e fuori l'ospedale, lo studente di medicina è studente di medicina, appartiene alla comunità accademica dell'Università di Verona, dentro e fuori dalle aule, dentro e fuori dalle corsie dei reparti. E ci aspettiamo una assunzione di responsabilità. Essere studente all'Università di Verona non è una cosa da prendere sotto gamba. Le attività sono organizzate in semestri, abbiamo 2 semestri, il primo e il secondo semestre, alla fine del semestre si fanno gli esami. C'è anche una sessione a settembre, tutto è organizzato in modo da ottimizzare i tempi e evidentemente, lo vedete sotto, studio, 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 si studia sempre, si deve sempre imparare per riuscire ad arrivare in fondo. Ovviamente studiare non vuol dire soltanto studiare i libri, gli appunti delle lezioni dei vostri docenti. Studiare e apprendere significa molte cose. Per medicina significa lavorare in gruppi e significa andare nei reparti. Fare il medico è un lavoro pratico. Come tutti i lavori pratici, si impara facendolo. Bisogna provare e bisogna imparare da chi è più bravo di noi. Come si fa? Stando vicino. Tutti noi impariamo dalle persone brave, stando vicino e cercando di rubare il mestiere. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale e quindi non vi annoierete. Non vi annoierete sicuramente, perché capirete sempre di più che cosa vuol dire fare il medico. Ovviamente, il corso di laurea in medicina vi sprona, vi stimola ad andare in giro per il mondo. Adesso no, perché abbiamo il coronavirus e un sacco di problemi. Comunque sia, è importante stare in contatto, lavoro di rete, con le realtà in giro per il mondo. Il progetto Erasmus, la possibilità di fare dei periodi
di studio all'estero è fondamentale, è fondamentale. A questo proposito mi permetto di ricordarvi anche un altro elemento: dovete sapere l'inglese. Dovete sapere l'inglese come l'italiano. Se non sapete l'inglese come l'italiano, non riuscirete a fare bene i medici. Non riuscirete a fare bene i medici perché la interazione con i colleghi a livello internazionale avviene in inglese. Perché la fruizione, l'aggiornamento si fa sulla letteratura scientifica, la letteratura scientifica è in inglese. Questa è una barriera, ma è una barriera che c'è, è così, e bisogna sapere l'inglese. Questo è fondamentale. Se non lo sapete, imparatelo. Andare all'estero serve acquisire esperienza, da studenti intendo, serve imparare l'inglese, serve a vedere come si è studenti in altri posti del mondo, serve a conoscere un mondo nuovo. Durante il corso di studi facciamo regolarmente un cosiddetto progress test, cioè un test per vedere dove sono i nostri studenti rispetto agli altri studenti italiani. E dove sono? Beh, sono messi bene. Gli studenti di medicina di Verona sono molto competitivi, è la curva blu, stanno un pochino sopra agli studenti del resto d'Italia, sia nelle scienze di base, sia nelle scienze cliniche. Se verrete a studiare a Verona, imparerete di più che negli altri corsi di laurea, per una serie di motivi, alcuni dei quali ve li ho letti. È un ateneo di qualità. Lo state capendo, avete capito il perché. Ce la farete? Ce la farete, certo che ce la farete, dipende da voi e dipende da quanto forte è il vostro interesse, la vostra voglia di arrivare in fondo. Certamente ci saranno dei momenti difficili, ma ve lo dicevo prima, ci saranno anche dei momenti molto belli, molto divertenti. Starete insieme ai vostri compagni di corso, starete insieme ai vostri docenti, vi si aprirà un mondo. Vi si aprirà un mondo e ovviamente non sarete più gli stessi. Dopo essere entrati in questo mondo, sarete delle persone diverse. Chi supera il test è molto bravo. Chi supera il test è molto bravo, di solito è ben preparato, è diligente, è studioso e quindi poi va. Quasi il 90% degli iscritti giunge alla laurea, addirittura oltre il 70% in 6 anni, l'85% in 7 anni, con un voto di laurea medio di 108. Bene, bravi, gli studenti di medicina sono bravi, sono studiosi. Questa è l'ultima diapositiva per ricordarvi, ovviamente, che finiti 6 anni di studio, vi laureate, farete il vostro esame di Stato, ma poi parte una seconda tappa, che è quella della scuola di specialità. Sono altri 4-5 anni, 3 se sceglierete la scuola di medicina generale, quindi 6 più 4 fa 10, sono 10 anni di studio intenso e di lavoro intenso, e di studio e anche di lavoro intenso. Però sarete persone diverse, sarete dei medici. Sarete dei medici, farete il mestiere più bello del mondo perché è un mestiere che vi permetterà di aiutare gli altri. E ricordatevi che aiutare gli altri e fare il medico significa lavorare in ospedale, significa lavorare sul territorio, significa stare molto a contatto con i pazienti. Per alcuni medici significa stare poco a contatto con i pazienti. Per niente, ci sono delle discipline della medicina dove il lavoro è un lavoro diverso, può essere un lavoro di laboratorio, può essere un lavoro di programmazione sanitaria. Attenzione, fare il medico si può declinare in molti modi diversi. C'è il medico molto clinico, c'è il medico molto ricercatore. Tutti però siamo insieme, uniti, a dare il nostro contributo affinché la medicina sia sempre più efficace nella sua missione di promozione della salute, di prevenzione e cura delle malattie. In bocca al lupo a tutti.